Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Martedì 23 luglio. Il nostro cistic ancora fumante è già pronto. Eccolo qua, adesso lo lasciamo così a marinare e poi lo prepariamo con la fontina. Si prosegue, non solo cistic, anche il nostro muscolo di vitello è già in forno per una grandissima insalatina di carne. Il cistic lo avete visto, l'insalatina si sta raffreddando, ma eccolo qua, il nostro super mega polpettone classico con prosciutto cotto e provola, lo spettacolo! Insalatina raffreddata, guardate qua, i cristalli di sale, qua c'è tutto il grasso, quindi la nostra insalatina è a tutti gli effetti super dietetica. Ma passiamo alla freschezza, tagliata 1 pronta. La tagliata classica l'avete vista, questa è la rustica, quella con i carciofini e le olive taggiasche. Abbiamo aggiunto qualche pomodorino per dargli un po' di dolcezza, perché rustica deve essere ma equilibrata al punto giusto. La tagliata classica l'avete vista, la rustica altrettanto. Questa è la base per la nostra insalatina di carne. Eccola qua, vedete? Uno spettacolo. Ed eccoci all'ultimo spettacolo, il nostro cistic. Eccolo qua. Bellissimo e gustosissimo. Ma cosa più importante, velocissimo. Ed eccoli qua tutti vicini. Tagliata di pollo, rucola, pomodorini e zeste di limone, il nostro cistic. Tagliata di pollo con carciofini, olive taggiasche e qualche pomodorino. Proseguiamo con la trippa, sempre freschissima, e l'insalatina di carne. Carne di vitellino, doppio pomodorino e una semplice insalatina con qualche oliva verde. Partendo da una base dove non dobbiamo mai, e ripeto mai, farci complimenti, ogni tanto un piccolo incentivo ci vuole anche a noi. Guardate che spettacolo! Trippa impanati, cotolette di vitello, tagliata, rucola e pomodorini, il nostro cistic, lo spiedino di carne bianca, la tagliata di pollo con i carciofini e le olive taggiasche, il filetto di maiale peruncino, l'insalatina di carne, il polpettone classico e voilà, le alette di pollo marinate, polpette, polpettine, i nostri fantastici hamburger, sono in lavorazione le salsicce. Dite la verità, è un banco da complimenti o no? Considerando che è martedì 23 luglio, ci vediamo più tardi, oggi ci saranno sorprese.